Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Scusatemi l'orario, ma questo video naturalmente uscirà domani mattina intorno alle 10. Mo vediamo un pochino. È mezzanotte e mezzo, quindi non posso fare, cioè non posso far uscire il video ora. Comunque, parliamo un attimo delle partite di ieri. Mi viene da ridere, sinceramente, perché Juventus a Torino, Juventus, pardon, 0-0. A me viene da ridere. Ma no, non per qualcosa, l'orario e questo e quello, ma perché veramente cioè, ci sarebbe da piangere. Cioè, vedere Vlahovic che sbaglia un gol davanti porta in quel modo, uno che guadagna 7 milioni e mezzo a stagione, datemeli a me, segno io i gol, non vi preoccupate. E una Juventus senza gioco, senza niente, cioè, è allucinante, veramente uno si dovrebbe fare il segno della croce quando vi guarda. Ma più che altro uno paga il biglietto per andarsi a vedere un derby e poi vedi una partita bloccata. Che mamma mia, io poi mi dici perché guardi la Premier League Neapolis? Non è il campionato italiano, non è un nostro campionato. Perché mi diverto, io mi devo divertire quando guardo le partite. Sinceramente, la partita di ieri fra Torino e Juventus non sembrava nemmeno un derby, sinceramente. Sinceramente, perché in campo Ayun. È stata una partita ridicola, ma poi io non riesco a concepire una cosa, no? L'azione del palo di Vlahovic, guardate da dove arriva la palla di Chiesa, ma guardate perché arriva quella palla a Vlahovic, guardate Chiesa come gioca. Quando io vi dico guardate la tattica, guardate questo, guardate Chiesa il movimento che fa da esterno puro nel suo ruolo, si sposta a destra, movimento a rientrare e poi se ne va. Allegri ancora deve capire che deve giocare con il 4-3-3 mettendo esterno Chiesa. Cioè, ieri ti ha dato dimostrazione Chiesa in quella singola azione che deve giocare esterno, non prima punta insieme a Vlahovic, perché non ha senso. Non ha senso, Vaiu. Non ha senso. Poi tu che fai? Levi i due, quelli che ti possono segnare li leva. Cioè, lo vedete allora che i tifosi juventini a questo punto danno ragione, dice io questo veramente non capisce un cazzo di calcio. Perché è scandaloso quello che abbiamo visto ieri sera, sinceramente. Cioè, tu vedi una squadra, l'allenatore più pagato della Serie A, che non sa dare un'impronta di gioco, non sa impostare un gioco, si lamenta dei suoi giocatori, si lamenta perché i giocatori sono giovani, si lamenta perché. Cioè, è tutto un lamentarsi. Cioè, Elkan invece di mandare le letterine a casa, vai in sede e dice: oh, Massimiliano, ma che dobbiamo fare? E dovete ringraziare che Bologna questa ieri sera, cioè io dico questa sera perché è mezzanotte e 32, 33, scusatemi, in questo momento ha pareggiato. Ma ci arriviamo al Bologna, non vi preoccupate, ci arriviamo al Bologna, perché sinceramente Thiago Motta ha detto bene nel post partita, ma ora ci arriviamo. Questa Juventus, Wagyu, non ha né arte né parte, cioè io ve l'ho detto, io la mettevo come vincitrice della Serie A che si poteva lottare lo scudetto, Wagyu, ma no, ma no, mai nella vita, ma mai nella vita, Wagyu, cioè penso di aver detto la più grande stronzata da quando c'ho il canale qui su YouTube, sinceramente, dopo questa stronzata che ho detto della Juve e dello scudetto, posso anche sotterrarmi. Comunque, 0-0 che non serve a niente, cioè, e ve l'ho detto, vi è andata bene perché il Bologna ha pareggiato 0-0 con il Monza. Lì la partita è stata un pochino più aperta, partita molto dura, maschia, però il Bologna fa il suo gioco, il Bologna sa giocare a calcio a differenza della Juventus, e non andare oltre questo pareggio, anche per le continue perdite di tempo dell'avversario, e l'ha detto anche Thiago Motta a fine partita, ha detto: ah, è impossibile giocare a calcio perché se noi siamo una squadra che gioca a calcio, se tu la palla esce fuori, ci fermi il gioco 3 o 4 minuti, a noi ci togli la concezione del tempo che dobbiamo andare veloce, ci spezzi il filo, e questo non è giusto, naturalmente, ed è giustissimo. C'ha ragione Thiago Motta in questo caso, perché ci sono molte squadre che lo fanno in Serie A, e sinceramente a me mi hanno rotto anche i coglioni queste squadre così, tipo Monza, tipo squadre di bassa classifica. Giochi a calcio, se no facciamo una cosa, forse l'unica cosa che te l'hanno giusto in Arabia Saudita, il tempo effettivo.
Esci la palla, fermi il tempo, facciamo come il basket, poi ti faccio vedere, giochiamo 60 minuti invece di 90, facciamo 60 minuti, ma devono essere 60 minuti di fuoco, la palla esce, stop, fallo, stop, e ve l'ho detto, il Bologna ieri meritava la vittoria, perché nel complesso il Bologna meritava la vittoria e si ritrova ad un altro pareggio, l'ennesimo pareggio, secondo 0-0 di fila, segnali preoccupanti, non ne vedo, di calo a livello psicologico da parte del Bologna, ecco, la spinta del pubblico c'è stata, Thiago Motta l'ha anche detto, ecco, meritavamo anche qualcosa di più del pareggio, naturalmente, stessa cosa che era successa a Frosinone, il Bologna crea ma non segna, e Zirkzee fa una cosa bellissima, agli ultimi minuti Zirkzee che si prende spazio, cioè allarga le braccia, che sarà 1,60 m, Zirkzee allarga le braccia, si prende spazio, e la dà al compagno che poi non trova la porta. Tanta roba veramente. Il Bologna a me piace. Piace Thiago Motta come gioca. A me piace questo gioco qui. Un gioco propositivo, non come la Juventus che smette là piano 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 piano. Aiuto, ma lui sfonda. Tu sei la Juventus, devi entrare in campo per sfondare la testa all'avversario. E ve lo dico, tifo Napoli, non mi interessa. Però io vedere la Juventus in queste condizioni è imbarazzante. Comunque. Detto questo è il primo video di giornata, poi uscirà il post partita del Napoli, uscirà quello del Milan con il Sassuolo, quindi un po' di video ci sono. Spero se riesco a far uscire il video di Bully, perché dobbiamo portarci un po' avanti. Poi vorrei portare MotoGP, un off topic, vorrei portare MotoGP e sinceramente anche House Flipper, vorrei iniziare a portare un po' di gameplay sul canale, ma come video delle 9, delle 21 di sera, perché fare 3 video al giorno forse è la cosa più corretta, fai più visual, a parte le visual, però tieni il canale attivo, YouTube se ne accorge, quindi ti pompa più il canale, perché tanto bisogna fare così, non c'è niente da fare, bisogna fare per forza così, se no YouTube ti abbassa l'algoritmo, e tu se perdi l'algoritmo, io ci ho messo quasi una settimana e mezza a recuperare l'algoritmo che avevo perso in quei 3 giorni, che sapete quello che era successo, e non sono riuscito a postare in quei giorni. Però Ayu, eccoci qua. Questa era il post partita sia della Juve e sia del Bologna. Sinceramente il Bologna merita molto di più della Juventus di andare in Champions League. Poi la Juventus, Allegri, mancano 6 partite. I juventini possono stare calmi. Non penso ci sia una riconferma di Allegri, perché a quel punto se vai a riconfermare Allegri significa che sei strunz. Poi non lo so, non lo so, ma molti sperano in Giuntoli il prossimo anno. Giuntoli, c'è cioè Giuntoli, non lo so, non lo so, perché Giuntoli ne ha fatte di stronzate a Napoli e le farà anche alla Juventus naturalmente. Cioè Giuntoli per far vincere uno scudetto a Napoli c'è un mese di tempo, ma di scarponi ce ne ha portati parecchi, Comunque, detto questo, fatemi sapere cosa ne pensate delle partite di ieri sera. Io vi do un buongiorno perché questo video uscirà verso le 10 e iscriviti al canale sempre e comunque Forza Napoli, sperando di accorciare la classifica al Bologna che sta davanti, perché di sicuro la Roma e l'Atalanta col fatto della Champions League di qua e di là, dell'Europa League, scusatemi, non sia mai, di qua e di là, qualche punto per strato può aperto, non si sa mai, rinvia al quinto quarto posto, non si sa mai, poi Juve può perdere 6 partite, non perderà mai. Comunque, iscriviti al canale, sempre e comunque Forza Napoli, ciao!